Andrea Olivero, viceministro per le politiche agricole, è intervenuto al 10° congresso nazionale di Legambiente. Ecco, quando avremo in Italia, secondo lei, una legge sul consumo di suolo e una sullo spreco alimentare? Sulla prima spero davvero in tempi molto brevi, in quanto è già stata incardinata per l'Aula alla Camera dei Deputati. Il lavoro fatto è stato imponente, quindi speriamo che il Senato possa utilizzarlo pienamente, quindi in tempi sufficientemente brevi nel prossimo anno arrivare all'approvazione. Noi come governo ci impegneremo fortemente perché appunto si arrivi comunque entro il 2016 finalmente ad avere questa legge da troppo lungo tempo attesa. Sulla legge sullo spreco alimentare l'iter ancora in avvio, è stata incardinata in commissione, ma credo che anche questa possa essere una legge tutto sommato di facile approvazione, in quanto vi è una ampia convergenza di tutte le forze politiche. Il tema è di dare contenuti, cioè di fare in modo che vi sia una forte incentivazione al recupero dei beni, soprattutto poi alla loro redistribuzione nel caso di beni alimentari per gli indigenti. Questo per noi è molto importante perché c'è insieme il contrasto allo spreco, che è chiaramente un aspetto che ha una grande valenza ambientale, ma anche il riutilizzo ai fini sociali, che dà un valore aggiunto anche a questo tema. Nel suo intervento ha parlato molto anche di biologico. Cosa farà il governo per incrementare la percentuale di suoli dedicati all'agricoltura biologica? Abbiamo proprio in queste settimane completato il lavoro di consultazione con tutte le organizzazioni del mondo del biologico e con tutte le regioni per arrivare al primo piano nazionale di questo settore, per poter utilizzare appieno tutti gli strumenti che abbiamo. Noi abbiamo bisogno da un lato di utilizzare bene le risorse economiche dei PSR, sono ingenti su questo settore, ma dobbiamo anche far sì che aumenti la ricerca, in quanto il bio è tutt'altro che un ritorno al passato. Il bio è un straordinario investimento tecnologico, di cultura, e ha bisogno di essere appunto sostenuto da ricerca e formazione. E quindi in questo noi stiamo mettendo in campo tutte le risorse per l'obiettivo molto ambizioso di raddoppiare la superficie utile agricola del nostro paese. Attualmente siamo al 10%, noi vorremmo arrivare in tempi sufficientemente rapidi. Sarebbe bello riuscire entro il 2020, che è la fine di questa stagione europea, con appunto il 20% di superficie. Questo chiaramente sarebbe anche in linea con gli obiettivi di un'agricoltura pienamente sostenibile. Il titolo del congresso di Legambiente è l'era del cambiamento. Le chiedo, cos'è per lei il cambiamento? Il cambiamento è uno stile di vita che faccia vivere quello che si presenta giorno per giorno non con l'ansia, ma invece con lo spirito d'avventura, col desiderio di essere protagonisti.